Don Zinobbio, buongiorno. Buongiorno, come va? Bene, bene, siamo appena all'inizio, aspettiamo insomma impazienti che si parta. Lei, dicevo, l'ho chiamata prima, Don Zinobbio, dunque lo sposo, ci parla un po' del suo ruolo all'interno di questa azienda. Praticamente la scenetta classica vede Pulcinella, la figlia di Zezza e Pulcinella, dover prendere marito prima o poi. Quindi c'è lo spasimante, il primo spasimante che è il marinaio, ma va a buca. E io sarò più fortunato perché riuscirò a sposare Pulcinella. Spasimante, venga un attimo qui, venga un attimo qui. Lei va a buca, sai perché vai a buca? Perché mentre lui fa i fatti, tu perdi tempo con il telefonino a fare selfie e sei andato a buca. Sì, sto facendo una foto per far vedere ai familiari. Da quanto tempo, tu sei giovanissimo, da quanto tempo fai parte della Zezza? 4 anni, sono 4 anni ormai che faccio parte della Zezza, sì. Questa, dove va? Venga qui. Lei chi è invece? Io sono la mamma. La mamma di chi? Di Pulcinella. Pulcinella, vieni qua. Pulcinella, tu... Buongiorno. Tu sei sempre quella che fa sempre disperare tutto e tutti, sempre, vero? Quella di sempre sono. E come dobbiamo fare, Pulcinella? Dobbiamo avere un po' di pazienza, dobbiamo attendere a questo matrimonio che prima si fa con... si dovrebbe fare con il marinaio e poi lo faccio col dottore. Perché sei tu che rifiuti il marinaio e sposi il dottore o che succede? Mio padre che rifiuta e poi si accontenta col dottore dopo una forte lite. Si accontenta dottore, è un po' offensivo però. Si accontenta e... evidentemente ho qualche caratteristica che a te piace. Pulcinella, evidentemente qua c'è qualche virtù nascosta, tu poi la scoprirai nel corso del tempo. La scoprirò dopo, non si può dire, la scoprirò dopo, dopo, diciamo, dopo fatto il matrimonio, in intimità, in intimità. Chi è il papà di Pulcinella? Eccolo qua, eccolo qua. Allora, Pulcinella non si sposa il marinaio, perché? Una bella domanda. Il padre vorrebbe il bene di Pulcinella, sì, quindi spera di in una posizione migliore che sarebbe il dottore a di fronte al marinaio, sarebbe una posizione migliore. Anche perché poi il marinaio non gode di tutta questa considerazione, non a caso si dice promesse da marinaio. Sì, infatti. Lei invece chi è? Io sono la mamma, che come mamma, sono due mamme, siamo più di una mamma, doppia figura, vabbè, nella Zezza è così. Diciamo che siamo un poco delle mamme sconsiderate, perché in ogni caso vorremmo dare la nostra, le figlie in dote, quindi... Invece non si fa! Non si fa! E lo so, ma purtroppo quando hanno raggiunto l'età giusta se ne hanno ira a casa. Ma questo mi sa che è un messaggio che va al di là del carnevale e della Zezza, o capisco male? Sicuramente, chi mi sta sentendo capisce. A buon intenditore, poche parole. Appunto. Sposa di chi vuoi, io non metto bocca in questo caso, giusto? Lei non mette bocca? No, non metto bocca. Però liberatemi casa. Liberatemi casa, andate via presto, mi raccomando, trovatevi una buona fortuna. Una buona ciorta. Questo signore invece chi è? Complimenti per l'eleganza. Lei chi è? Il medico. E lei in tutta questa Zezza. Cosa c'entra? Cosa fa? Io sarò il futuro marito di Pulcinella. Vede quanto è bello. Ah, già, quello è sempre il doppione. È sempre il doppione. Pulcinella, una curiosità. Mamma mia, Pulcinella, bravo, hai visto come mi ha capito? Una curiosità, tra tutte e due. Aspetta, questo non dice la verità. Vieni qua. Tra tutte e due, Scarrino, hai visto? Vecchio, il più vecchio, il più veterano che sta nella Zezza da parecchi anni. C'è molto feeling tra di noi. Ah,
preferisce la tua esperienza, caro Rino. Gallina vecchia fa buon brodo. È un bullo da spennare. Grazie e buon divertimento a tutti. Viva la Zezza! Viva!